Buongiorno a tutti, sono Gianni Caccamo, consulente informatico per Confcommercio Verona. Questa pillola di Excel che vi voglio presentare riguarda un aspetto importante dell'inserimento dati nel foglio di calcolo, in quanto normalmente in questo foglio di lavoro che vedete qui, bello aperto, come appena si apre un nuovo documento, consente l'inserimento dati senza particolari osservazioni, cioè di solito è compito di chi inserisce di farlo in una maniera migliore. Quello che voglio farvi vedere adesso è come vincolare l'input dei dati nelle celle che si ritiene opportuno imporre appunto delle restrizioni. Ad esempio, se io volessi in questo intervallo che ho selezionato limitare l'ingresso a numeri interi positivi e diciamo così minori uguali a 100, dovrei impostare il vincolo in questo modo. Quindi punto di partenza, selezione delle celle nelle quali si vuole inserire il vincolo, scheda dati, convalida e facendo in questo modo si apre questa finestrella di dialogo. Questa finestrella, vedete, ha tre linguette. La prima, la più importante, è impostazioni, consente di regolamentare, diciamo così, la tipologia del dato che io devo inserire nella parte selezionata, per cui qui vado a mettere il numero intero. Qui ci sono vari criteri, mi propone tra, mi sta bene, ma come vedete ci sono altre frasi simili a quelle dei filtri. E qui vado a inserirmi i valori di range, quindi fra 0 e 100. È chiaro che se io lascio così le cose, nessuno mi dice che cosa devo fare, cioè è importante che io possa essere guidato, tant'è che se scrivo 78 non ci sono problemi, ma se mi viene in mente di scrivere 450 vengo bloccato da questo messaggio di errore standard, per cui io qui annullando a 0 oppure viene ripristinato il valore che era stato inserito precedentemente. Purtroppo non c'è nessun avviso sull'area vincolata, per cui è importante trovare per esempio un accorgimento grafico che potrebbe essere quello di inserire uno sfondo colorato o comunque con qualche accorgimento o con qualche descrizione. Però vi voglio fare vedere che ovviamente esistono delle possibilità di configurazione. Quindi se andiamo nella seconda linguetta, per esempio, io qui posso scrivere un messaggio che dovrà essere assolutamente coerente ed esauriente su come si deve comportare l'utente. Quindi inserire un numero intero positivo minore di direi 101, in modo tale che in questo modo sicuramente il 100. Dall'altra parte c'è anche il messaggio d'errore che volendo ha tre possibilità: interruzione, avviso, informazione. Queste sono le iconcine. Io però mi limito a interruzione perché è l'unico che è veramente, come si potrebbe dire, vincolante, nel senso che non ci fa andare avanti se il dato non rispetta i requisiti, mentre negli altri c'è un aspetto un po' più buonista e quindi ci consentirebbe questa cosa. Qui vado a scrivere vincolo non rispettato e poi vedrete che le cose diciamo che funzionano abbastanza bene, perché come potete vedere ogni volta che metto una cella c'è questo messaggino che mi dà conforto, per cui se io scrivo 78,7 ovviamente mi viene rifiutato, così come se scrivo meno 5 mi viene rifiutato e ovviamente mi viene accettato se scrivo un numero coerente con la descrizione. Giusto per farvi vedere, se riseleziono questa parte, vado in convalida dati e dalle impostazioni vado a scegliere il numero decimale, questa variazione ovviamente mi consente anche di inserire numeri con virgola. Per quel che riguarda le date, invece, è possibile inserire anche una data, quindi non solamente numeri. E quindi se qui scrivessi una data non superiore a quella odierna, ci viene in mente la funzione oggi, che
Excel restituisce la data di sistema, ovvero in questo momento il 3 aprile. La cosa interessante è che io in questa cella che vado a mettere in grigio, così so che è quella la quale vado a mettere il vincolo, posso utilizzare non l'espressione 3 aprile, ma proprio la funzione oggi, in modo tale che questo input vada anche per i giorni successivi. Quindi cosiddetto vincolo dinamico che si autoadatta ogni volta e che quindi è particolarmente utile. Io posso mettere qualunque funzione, ovviamente compatibile col contesto e che abbia un determinato significato. Per cui se qui vado a selezionarmi data e gli dico minore uguale a, eccolo qua, minore uguale a oggi, l'unico accorgimento importante dovete ricordarvi di mettere sempre l'uguale. Per cui uguale oggi, parentesi aperta, parentesi chiusa, ok, mi consentirà di inserire regolarmente il 3 aprile di quest'anno, ovviamente anche il primo, mentre sicuramente in questo momento il 4 aprile mi verrebbe rifiutato. Ok? Quindi questa è la dimostrazione di un vincolo dinamico. Per quel che riguarda invece un'altra possibilità, chiaramente io qui adesso nella mia pillolina non vi esaurisco tutte le situazioni, ma insomma è solo un piccolo aperitivo di quello che potrebbe essere un corso sia in versione online, però anche in diretta, quindi una cosiddetta formazione a distanza sincrona, oppure si spera presto di poter tornare alla normalità, quindi nell'aula tradizionale dove mi manca molto il contatto, insomma, con le persone, quindi con la possibilità di interagire in maniera tradizionale, fortunatamente in questo momento sembra proprio fantastica, la possibilità di inserire i dati da un elenco. Per esempio, io qui vado a scrivere inserire un nipotino di Paperino. Ovviamente mi prendo la mia solita cella che è contorno di grigio, insomma, che riempio di grigio. Su questa cella, che ovviamente deve, sulla quale devo essere posizionato, vado su dati, convalida, e qui gli dico elenco. Elenco in questo caso aspetta che con questa freccina io possa andare indietro, selezionare l'elenco che ovviamente nel foglio di lavoro non sarà. Lavoro inteso come a livello professionale, non sarà presente qui, ma probabilmente in un altro foglio, magari anche nascosto, insomma, dove ci sono tutti i dati da raccogliere. Quello che però conta è che nel momento in cui io vado ad applicare questa cosa, vedrete comparire sulla cella una freccina e premuta un elenco dal quale io posso scegliere il dato che ho deciso. Questo ovviamente impedisce potenziali errori ortografici, invenzioni di chi pensa che Paperino ne abbia 4, insomma, via discorrendo, è una situazione che trovate facilmente in quasi tutte ormai le registrazioni via form sul web, dove per esempio l'inserimento delle province, dei comuni è sempre vincolato da un elenco, non più libero. Insomma. Ecco, io credo di avervi dato così, un piccolo aperitivo, dicevo prima, di questa situazione in Excel che si può vedere ai nostri corsi intermedi avanzati. Vi auguro insomma di avere così voglia di fare qualche esercizio e vi do un sentito arrivederci il più presto possibile. Grazie a tutti.